Buon pomeriggio e a tutti e bentornati al secondo dei quattro incontri che ci teniamo una volta alla settimana con il compositore Alessandro Solbiati per presentare alcune delle sue produzioni discografiche. E oggi è la volta di Leggenda, che è un'opera che era stata rappresentata a Torino per la prima volta al Teatro Regio nel 2011. Che è il secondo titolo di teatro musicale del nostro compositore. I suoi primi pezzi risalgono proprio agli inizi degli anni Ottanta. E per arrivare al teatro, Alessandro Solbiati ha impiegato 30 anni, perché il lavoro precedente, Carro e Canti, ispirato a Pushkin, era stato rappresentato a Trieste nel 2009. E noi oggi invece parliamo di Leggenda, che è ispirato a Dostoevskij e che è stato appunto rappresentato nel 2011. E quindi la prima domanda che rivolgo al compositore, prima di presentare gli ospiti che ci terranno compagnia, è esattamente la domanda è relativa alle ragioni di una conversione così tarda. Dunque, buongiorno a tutti. Innanzitutto, molto rapidamente, innanzitutto è vero che la seconda opera è andata in scena, ma in realtà è stato il primo progetto scenico, nel senso che nel 2007 io ho proposto il progetto su Leggenda al Teatro Regio, per la precisione l'ho proposto esattamente a Gianandrea Noseda, per l'amicizia e per la stima che avevo. Quando il progetto ha preso corpo, mi è arrivata una proposta da Trieste che ha avuto dei tempi di realizzazione molto più corti e che ho considerato quasi uno studio preparatorio per Leggenda. Quindi Leggenda è stato il mio primo progetto scenico e per rispondere alla tua domanda, io in realtà non ho voluto incominciare a fare teatro musicale, ma volevo mettere in scena la leggenda del Grande Inquisitore di Dostoevskij. Per scendere un po' più nel dettaglio, mi ero reso conto di due o tre cose. La prima cosa è che avevo perseguito sempre più nel corso della mia vita la evidenza delle figure musicali, l'evidenza del gesto musicale, del gesto sonoro, che avevo un po' conquistato, secondo me, una regione a cui credo molto, che è la cosiddetta, quella che io chiamo narratività dell'evento sonoro, della musica, narratività astratta. A quel punto, per molti motivi, innanzitutto per quello che dice la leggenda del Grande Inquisitore, quello che Freud ha definito uno dei più grandi testi della storia della letteratura, io volevo mettere in scena in un particolare momento storico quell'evento, quel racconto, quel testo, perché mi sembrava che la mia scrittura musicale fosse in grado di essere proiettata sulla scena e perché la scena dà la possibilità a essere, come dire, ancora più espliciti nel comporre non solo il proprio pensiero musicale, ma se vuoi una vera visione del mondo. Questa è stata per me leggenda. Benissimo, allora presentiamo gli ospiti. Il primo l'hai già annunciato perché è appunto il direttore d'orchestra Gianandrea Noseda, che è stato anche il primo interprete sul podio di questo tuo lavoro teatrale. Benvenuto Gianandrea. Grazie e buon pomeriggio a tutti. E con noi c'è il regista di quella produzione che è Stefano Poda. Buongiorno, buongiorno. Che è collegato con noi dall'Uruguay, ma questo non crea nessun problema né a lui, se non per il fatto che magari gli interrompiamo l'orario del pranzo, tantomeno a noi. E last but not least abbiamo Alda Caiello, che è stata interprete sul palcoscenico di Leggenda. Buongiorno, benvenuta Alda. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Dunque, Alessandro, tu hai già detto che c'era alla base di tutto questo amore per quel testo, che poi corrisponde a un capitolo terzo esattamente dei Fratelli Karamazov. Il lavoro precedente, diciamo, seguendo la cronologia di rappresentazione, ci hai raccontato che in realtà è nato dopo, è invece ispirato a Pushkin. Insomma, Pushkin, Dostoevskij. È un amore particolare per la letteratura e la cultura russa, o è la centralità di temi così forti, di quelli di cui parleremo, che ti ha spinto a questa scelta? Se poi considera che la terza opera di cui parleremo è il suono giallo sul testo di Canguilli, completiamo il quadro dell'amore. Sì, io ho un amore estremo per la letteratura russa. Per
e dentro la letteratura russa il mio vero amore è effettivamente Dostoevskij, che a mio parere tocca, quantomeno tocca le mie corde più profonde in molti romanzi. Per quanto mi riguarda, L'Idiota, ad esempio, è il più bel romanzo per me della storia della letteratura, ma in più all'interno di quel... di quell'incredibile romanzo che sono i fratelli Karamazov, la leggenda tocca alcuni temi fondamentali per l'essere umano, perché il dolore, oppure il tentativo del potere di, come dire, portare a sé, di asservire a sé le coscienze, la risposta dell'amore come unica forza più grande del potere. Sono temi così immensi, a me non interessava fare un teatro che raccontasse banalmente, che raccontasse semplicemente una storia, mi interessava un teatro in cui dire qualche cosa che andasse a toccare cose profonde, e Dostoevskij è il cuore del mio cuore, e quindi solo a lui potevo rivolgermi per questa proposta coraggiosa, se vuoi. Nell'incontro di settimana scorsa, seppure si parlasse di musica strumentale, quindi il contesto fosse completamente diverso, però si era affrontato un tema che ritorna anche oggi, perché è un tema... è un aspetto da cui non si può prescindere nel caso di leggenda, che è il tema della complessità. Una complessità che è sia a livello proprio di concezione ed è contenuto filosofico, direi, del testo, dall'altro dell'organizzazione, della struttura di una partitura che è articolata quasi come fosse uno dei lavori teatrali di Berg, in cui ogni segmento ha la sua parte nel tutto secondo uno schema molto preciso. Una complessità nella messa in scena, perché ci sono tre livelli, e tre livelli proprio scenici che devono essere separati ma allo stesso tempo interagire l'uno con l'altro, come ci spiegherà Stefano Poda, e poi anche dal punto di vista proprio della scrittura musicale, l'impiego di un'orchestra che è sì l'orchestra tradizionale di un teatro d'opera, come era in quel caso quello del Regio, ma che è organizzata e strutturata in un modo suo, tutto particolare. E di questo vorrei che ce ne parlasse Gian Andrea Noseda. Sì, hai parlato, Enrico, della complessità della struttura musicale di questa opera leggenda. Devo dire che già l'utilizzo di due gruppi orchestrali, uno più grande, uno più piccolo, di un grande coro, di un ensemble vocale di sei cantanti, e poi anche di strumenti come la fisarmonica, la chitarra, soprattutto utilizzati nella scena di Siviglia. E questo è anche un tentativo, io l'ho letto così, che Alessandro Solbiati ha fatto, di creare anche una spazialità all'interno del flusso musicale. E questo, secondo me, ha dato una unitarietà nella differenza dei tre mondi, no? Il mondo dei due fratelli, il mondo di Siviglia in una grande piazza, la cella di un carcere, poi questa apertura verso il deserto. Tutti questi ambiti come possono essere descritti in maniera che la musica non sia soltanto accompagnante di un testo, ma che possa anche essere protagonista? E questo viene dato dalle diverse combinazioni strumentali. Tra l'altro la sapienza compositiva è veramente suprema, devo dire, perché c'è un'attenzione al particolare, sapendolo inserire nel tutto, che è veramente, è un controllo del materiale musicale veramente straordinario. Ci sono dei momenti di estrema complessità, però il gesto musicale è sempre molto, molto netto, molto, molto chiaro. Questo non significa che per ottenere questo gesto chiaro non si debba fare un lavoro anche di concertazione per tirare fuori questo, perché per esempio anche l'utilizzo nella prima scena di un corale di Bach, o i sette o otto villancicos, oppure brani del Medioevo spagnolo nella scena di Siviglia, e come combinarli. Anche questo sguardo verso l'antico, ma riproposto come se la cosa più importante fosse l'adesso, il presente, quindi non un'opera né contemporanea né moderna, dove però tutto avviene in questo istante, dove c'è anche questa figura del Cristo che ritorna, il Cristo di Siviglia.
E tutto questo, tutta questa complessità però, ripeto, segue una linea che è molto, molto intelligibile, anche da un punto di vista musicale, nonostante in certi momenti ci sia una sovrapposizione di 11 linee musicali, e quindi come direttore d'orchestra, anche lavorando a stretto contatto con Alessandro, ho dovuto fare una gerarchia di importanza. Quindi certo, direi che è stata una forse delle esperienze che mi ha reso più contento, più orgoglioso, il dare la vita a questa leggenda, e poi supportato da dei colleghi straordinari, da Stefano, da Alda e da tutti gli altri cantanti. Veramente una cosa, e devo dire anche orchestra e coro del Teatro Regio hanno fatto un grandissimo lavoro, e devo dire che dal 2011 io ho proprio sentito uno scatto in avanti della qualità degli artisti del Teatro Regio, che a quel tempo mi onoravo di servire come direttore musicale. Sì, la densità è un aspetto che colpisce anche uno sguardo, diciamo, superficiale della partitura. È una partitura molto scritta, diciamo così, per intenderci, eppure ci sono strumenti che emergono, ci sono linee che emergono, e a parte quelle vocali, come per certi versi è ovvio, e di cui poi parleremo, perché sappiamo tutti che la vocalità è sempre un grosso problema nell'ambito del teatro musicale contemporaneo. Non so, penso per esempio all'accordeon, no? Quando emerge anche con un certo nitore, produce un certo effetto, però anche ci sono momenti di accumulo, ecco, quelli come gestirli, con tante prove, oppure con un'organizzazione del lavoro che segue un po' anche quelle indicazioni che ricordo un po' da scuola di Vienna, sulla linea principale, la linea secondaria e via dicendo. Lo chiedo a Gian Andrea ancora. Mentale prendere delle decisioni, è chiaro, the Hauptstimme, cioè la voce principale sicuramente è quella che conduce. La cosa anche importante sono degli espedienti tecnici compositivi, ma Alessandro ce lo potrà anche spiegare meglio, come viene utilizzato anche la frammentazione, o tante volte per esempio invece qualcosa che nella scuola di Vienna o nello strutturalismo degli anni 40-50, scuola di Darmstadt, per esempio la polarizzazione d'ottava, vale a dire che un certo suono doveva sempre essere proposto in quell'ottava e non in altre ottave. Invece ci sono c'è un momento, soprattutto quando il coro fa un arpeggio discendente, dove si toccano proprio, non si polarizza l'ottava, ma un certo suono viene presentato in ottave diverse, e questo in qualche modo, pur nella complessità, dà un senso di omofonia, non sto parlando di consonanza, ma comunque di un linguaggio riconoscibile. Come tu dicevi, Enrico, quando c'è l'accordeon che entra, oppure la chitarra, soprattutto nella scena di Siviglia, oppure anche l'uso delle voci del coro, dove una nota porta una sillaba e tu riesci a seguire il testo solo mettendo insieme le varie sillabe che entrano però sfasate nel contesto della partitura, è veramente un lavoro di grande raffinatezza. Chiaro, nel lavoro di prova diciamo che abbiamo provato con intensità, ecco, per usare un eufemismo, abbiamo provato parecchio. Sì, lo immagino. Ho due domande per Alessandro, in seguito alle quali poi faremo il primo di una serie di brevi ma credo significativi ascolti, anzi non solo di ascolti, potremmo vedere anche proprio il video di quegli spettacoli che andarono in scena appunto nel settembre del 2011. La prima è, ritorno ancora, diciamo, alla conversione tardiva al teatro musicale, è una domanda che faccio naturalmente tra virgolette, e se c'è un po' di colpa da parte del tuo maestro, che tu hai sempre così onorato e rispettato, come Franco Donatoni, insomma, che diciamo non aveva il teatro musicale proprio in cima ai suoi pensieri. E la seconda domanda invece, tornando a quello di cui si stava parlando con Gian Andrea, se ti ritrovi in questa descrizione che ha fatto Gian Andrea, proprio della tua scrittura, e se in qualche modo è già affiorato dal discorso
un legame con la scuola di Vienna, con certa impostazione anche del teatro, perché veramente la struttura del tuo lavoro sembra proprio articolata, in certi momenti sono parti, in certi momenti sono responsori, in un'altra scena sono passi, in un'altra scena sono proposte, però c'è tutta una segmentazione che ricorda quell'articolazione dei tre atti del Wozzeck. Ecco, quindi se riconosci un legame da questo modello, che chiaramente è imprescindibile per uno che scriva teatro, anche se ormai sono quasi 100 anni dalla prima di Wozzeck a Berlino, appunto era il 1925. Dunque, la prima risposta è facile rispondere, sì, in parte sì. Sono cresciuto, tutta la mia ammirazione affetto a Franco Donantoni conviveva con la sua forte antipatia per il teatro musicale, anche se poi in tarda età ha fatto delle cose anche di grande simpatia. Devo dire che nel mio cuore adesso è una frase che devo dire in maniera delicata, perché a volte l'ho detta in maniera un po' ed è stata fraintesa. Io non ho mai avuto una grande simpatia per il fenomeno, attenzione, per il fenomeno opera lirica, che secondo me devia a volte, fenomeno, non per le opere liriche, perché poi piango con Puccini, eccetera, eccetera, che devia un po' dalla pura musica, a cui comunque sono più legato, ma in ogni caso va bene, c'era un imprinting così che ho superato per riconoscendo appunto, ripeto, che c'era una narratività, secondo me, nella mia musica che poteva essere messa al servizio della scena e che voleva essere messa al servizio della scena per cercare di dire la mia umile, piccola, modesta parola in una visione del mondo. La seconda cosa, ma certo, più che scuola di Vienna, devo dire Alban Berg, che sicuramente settimana scorsa mi hai fatto la domanda a bruciapelo degli autori che mi sento più vicini. Beh, Berg era subito detto come uno dei tre. Questo modo di... Allora, leggenda, io nel mio cuore l'ho sempre definita un po' una sinfonia scenica, cioè l'impianto sinfonico è quello di un brano orchestrale dentro le quali, dentro il cui tessuto le voci vengono a disegnare un evento e attraverso la vocalità. Poi della vocalità penso che parleremo più tardi. C'è la necessità, c'era, attenzione, lo dico velocemente, la leggenda del grande inquisitore ha un piccolo problema per essere messo sulla scena. Per chi legge il testo, la leggenda del grande inquisitore è un monologo, quanto di meno scenico ci potesse essere al mondo. E quindi il mio punto di partenza era stata una visione scenica, e cioè identificare queste tre coppie che sono Ivan e Alyosha, che si raccontano, che dialogano all'inizio, che poi diventano l'inquisitore e il presunto Cristo di Siviglia, con il parallelismo Ivan inquisitore e Alyosha presunto Cristo, e nel terzo elemento il diavolo del deserto e il Cristo del Vangelo. E questo mi dava una visione scenica, che era un corridoio del tempo oltre che dello spazio, cioè il presente, il passato prossimo, diciamo, di Siviglia, il passato remoto, e questo ha generato poi i gruppi orchestrali, eccetera, eccetera. Cioè la sinfonia scenica si nutre dell'evento dato dal testo. E ultima cosa, a mio parere, almeno per me, il modo di, come dire, incardinare l'evento globale dentro una struttura è passato attraverso il fare riferimento a delle forme storiche. Come potevo far vivere il dialogo iniziale tra Ivan e Alyosha che sembrava un ping pong, chiamandoli passi, e quindi passi di un percorso verso Siviglia. Perché chiamarli responsori? Responsori in quel caso è un termine surreale, perché non sono responsori, che a parlare è solo uno dei due, cioè l'inquisitore, ma l'altro reagisce con gli occhi della musica a incarnare, quindi responsori era un termine, come dire, volutamente paradossale, perché l'altro non risponde, quindi non c'è risposta, ma che mi serviva per creare un'alterità, eccetera. Cioè la forma, il riferimento a forme storiche serviva in qualche modo a strutturare, a dare un'architettura. Non mi piace la parola struttura, adoro la parola architettura. Architettura del pensiero, architettura di ciò che si vuole dire, che diventa architettura nello spazio, percorso nello spazio, nel tempo, nello spessore orchestrale e quindi nella musica e nella vocalità. Chiaro, quello che hai detto ci dà il miglior là possibile per il primo ascolto, perché
l'opera, tu hai detto sinfonia scenica, appunto, e nell'architettura di questo brano abbiamo quattro scene che hanno una cornice, cioè un prologo iniziale e un epilogo finale, che salvo qualche battuta che viene detta nell'epilogo, sono due brani, due ampi brani strumentali. E il primo ascolto che pensavamo di riproporre è proprio la parte conclusiva del primo di questi due brani esclusivamente strumentali, cioè appunto del prologo. Quindi prego la regia di mandarlo in onda. Ecco, esattamente su questo suono conclusivo parte appunto la prima scena. Prima scena di un'azione che vede appunto, come dicevamo, questi due personaggi di Ivan e Alyosha come protagonisti ma allo stesso tempo spettatori, perché loro commentano un'azione che è un'azione principalmente filosofica, e che consiste soprattutto del dialogo, molto tra virgolette, perché in dialogo, appunto, come diceva Alessandro, in cui parla uno solo, tra il grande inquisitore e questa figura che viene riconosciuta da tutti come quella di Gesù Cristo. Un dialogo, peraltro, di una attualità impressionante, perché il tema della libertà è in fondo il rimprovero del grande inquisitore a Gesù Cristo di aver lasciato il libero arbitrio a un popolo che invece sembra lieto di essere condotto come un gregge, un tema che sembra parlare di noi in queste settimane, in questi mesi così particolari della nostra storia. E inviterei Stefano Poda, il quale appunto si è trovato ad affrontare un lavoro complesso, cioè non stiamo parlando di un'azione teatrale in cui succedono mille cose, in cui ci sia un'azione tradizionale, ma c'è un'azione, diciamo così, filosofica, un'azione fatta di pensiero più che di cose, e questo immagino sia stato per lui una grossa sfida. Ma in realtà, se devo essere molto molto sincero, per me fu un lavoro estremamente facile prima di tutto perché il compositore non solo era vivente, ma si era creata una fortissima sinergia e una assoluta complicità. Ecco, questo fu e sarà il regalo più grande della mia carriera, della mia storia, sicuramente, perché fu per la prima volta un lavoro realmente serio, come io da bambino pensavo dovesse avvenire sempre. Invece mi sono reso conto che avevo dovuto aspettare quasi 20 anni di lavoro
disperso alla fine per arrivare a questo. Quindi la coincidenza fu realmente straordinaria, perché tutto il mio percorso fino a quel momento lì sembrava convergere a riunire, diciamo, una serie di ricerche, di tecniche e di ispirazioni che dimostravano come tutto avesse a che vedere con tutto, ecco. Soprattutto il coraggio e il battesimo di Alessandro nel poter trascendere la tautologia in tutti i sensi, ecco. Questo è un grande lusso che permettono certi lavori così. Quindi il fatto che la drammaturgia fosse filosofica, se vogliamo, per me è un aiuto, perché permette un volo e soprattutto uno sfondare le barriere dei settori di pensiero, dei settori della specificità estetica e concettuale. Un vero e proprio sfondamento disciplinare che l'opera dovrebbe mai lasciarsi sfuggire, e solamente in realtà con l'opera forse contemporanea, forse col compositore vivente, è veramente possibile. Ecco. Ma anche nel frammento di video che abbiamo visto, vediamo dei mimi che si muovono. Vediamo i due, Ivan e Alyosha ai lati, poi vedremo il grande inquisitore per lo più al centro, e così questa figura. Ecco, questo lavoro è apparentemente statico, esige un, e poi magari ce ne parla anche Alda Caiello, che fu vittima e carnefice allo stesso tempo di questo metodo. Ecco, è una tecnica che esige prima di tutto una enorme preparazione e un'enorme capacità di concentrazione. Quindi è necessario quasi una terapia per arrivare a questo, sia per il cantante, ma soprattutto per il danzatore o per l'attore, che si obbliga, oggi siamo obbligati tutti a dire, a fare, a mostrare. Viviamo un'epoca estremamente plagiata dal realismo, dal cinema prima, poi dalla fretta della comunicazione poi, mentre per me la musica, soprattutto questa musica, libera le catene del corpo, ma anche del concetto, e quindi la mia ispirazione è sempre quella di un'anima incarcerata in un corpo. Ecco, per raggiungere questo non è un lavoro facile, perché tutti lo capiscono così immediatamente, ma però poi per arrivarci è necessario tutto un processo che a volte è arduo o irraggiungibile. Ecco, lì ci fu una congiuntura di intenti, un'unione. Gli artisti, i tecnici erano tutti, e qui fu non solo da parte da Gian Andrea, che sempre mi appoggia in questo senso tacitamente e con una grande potere di personalità involontaria, ma qui fu proprio il lavoro il grandioso lavoro di Alessandro, non tanto come compositore, che io già ammiravo, ma proprio di artigiano, per dirlo in una parola pratica, rompeva le scatole continuamente a tutti, e questa è una cosa che io ammiro e che nel mondo non si trova mai, cioè la capacità di lavoro, l'ostinazione, partire da un concetto grandioso, ma a riuscire con una determinazione cieca, che questo credo consiste anche il talento nel dominio della realtà, e lì veramente
c'erano tante difficoltà da superare, soprattutto perché il volo che si richiedeva era ambiziosissimo, a partire dallo spazio. Lì ci ritrovammo in un gioiello che era il Carignano, con una Australung straordinaria, ma non c'era lo spazio per riprodurre questa amplitudine dei tre livelli, neanche per la prigione, perché la prigione è una prigione interiore, insomma, quindi esigerebbe uno spazio confinato. Quindi il primo ostacolo fu proprio lo spazio, anche dal punto di vista del suono. Certo. No, è interessante che la prigione è uno spazio interiore, ha bisogno di uno spazio sconfinato. Sembra un ossimoro, ma in realtà è una riflessione dentro la quale passa molto, appunto, del lavoro che noi possiamo vedere e ammirare in questo video. In realtà, diciamo, l'ambizione di noi che lavoriamo con la musica, io sono nato con la musica e senza la musica non riesco ad esistere. Nel fondo la mia aspirazione più grande, che credo che sia quella di Alessandro e anche di Gian Andrea, è quella di plasmare il vuoto e plasmare le anime. Quindi in realtà l'ideale sarebbe proprio non avere un'architettura, non avere uno spazio limitato, una prigione, e non avere dei personaggi che cantano, ma delle anime che esprimono la loro dimensione. Un lavoro di Australung, insomma. Sì, chiaro. Si arriva realmente a un lavoro che deve essere terapeutico. Ovvio che deve esserci una geometria, una logistica, ma il lavoro è realmente di Australung. E il mio dolore in questo caso, ma nel caso del nostro genere, è che questa vibrazione non trapassa il video e non sempre trapassa nella disposizione immediata dello spettatore. Cioè è un po' come la messa non funziona per televisione, è un rito, ecco. Certo, chiarissimo. Prima del prossimo ascolto, che ci produce anche un'altra di conversazione, avevo però una domanda breve con Gian Andrea. Che il compositore, medista, cioè dicevo, si trova sempre ha di fronte una partitura di cui abbiamo già sottolineato la problema, tutti insieme, quando devono andare avanti e non pensa, diciamo, all'aspetto filosofico, a quello che dice il grande inquisitore e via dicendo, però in qualche modo, diciamo così, il contenuto, quello che sta attorno a una pagina di questa complessità non può lasciarlo indifferente, insomma, la curiosità è proprio di quella di capire come in che dinamica si colloca un direttore d'orchestra che appunto ha un problema molto tecnico e molto pratico in primo piano, ma che però credo che non possa prescindere neanche dal contesto, diciamo, filosofico dentro quale questo mestieraccio si colloca, anche perché quando quell'aspetto che sta attorno viene trascurato, poi anche quello tecnico tante volte ne risente, non so come dire. Sì, hai colto nel segno. Io ti faccio un esempio, no? Prologo e epilogo, visto che sono stati citati, no? Nel prologo comincia un oboe solo, do, suona un do, e poi comincia delle variazioni sul do. C'è tutta l'opera, tutta leggenda, le quattro scene, poi arriva l'epilogo. L'epilogo finisce con un solo di cello che punta a un si bemolle. Quindi in 90 minuti si è passati da un do a un si bemolle con due strumenti soli che hanno sublimato la complessità. Cos'è questo se non anche un tentativo di dire che nonostante il ritorno ancora di Gesù Cristo, di fatto Gesù Cristo viene ancora condannato? E la domanda che viene fatta da Alyosha Ivan, ma tu cambierai?
cioè cosa è successo all'inquisitore, e questo bacio gli brucia ancora sulla guancia, e tu cambi. È come se all'interno di tutto questo il libero arbitrio, la capacità di essere libero, cioè la possibilità di scegliere, ma poi una scelta porta delle conseguenze e tu devi assumerti la responsabilità. Ma allora è meglio scegliere, essere libero di scegliere e assumersi la responsabilità, oppure decidere di non scegliere mai, così tanto non sbagli mai, però a questo punto poi rischi di diventare parte di un gregge, parte di un sistema più ampio. In musica anche questa idea, no? Cioè dal do al si bemolle, è un po' lo stesso concetto che ha avuto Verdi nel Requiem, quando comincia in la e dopo alla fine arriva un si bemolle. In Verdi c'è un innalzamento di un semitono, in Leggenda c'è un abbassamento di un tono, però si parte da un suono singolo eseguito da un singolo strumento e poi all'interno c'è tutta la complessità. Secondo me è anche questo un segno filosofico musicale. Ah, no, un'ottima risposta. Dunque, adesso direi che siamo pronti per il prossimo ascolto. Dove assistiamo di uno sponsore di cui si era parlato prima e che vede appunto impegnata Alda Caiello insieme con Mark Meilhofer, che era il tenore che faceva parte. In realtà mi sarebbe piaciuto un passo più ampio di Caiello, ma Alda Caiello è interprete è stata la prima interprete di numerose opere, di lavori di teatro musicale di diversi compositori. Quello che vorrei sapere da lei, oltre a un racconto della sua esperienza nel caso di Leggenda, è anche dal suo punto di vista di cantante e soprano, come approcciare la scrittura vocale di Alessandro Solbiati. Sicuramente non è una cosa facile. Chiaramente ho ormai anni di esperienza di partiture contemporanee. Posso citare alcuni compositori che hanno scritto per la mia voce, come può essere stato Guarnieri, ma la musica di Alessandro, voglio dire, mi ha messo di fronte ad altre difficoltà, come ad esempio il fatto che lui volesse sempre una vocalità non troppo lirica, sempre contenuta, diciamo così,
in un colore che lui spesso definisce bianco, di vocalità innocente. E in Alyosha, in molti casi, lui usa appunto questo tipo di scrittura. Alyosha secondo me, racchiude un po' una totalità di scrittura vocale che va dal declamato al lirico, al frammentato. Per esempio, è molto ben diversa da la vocalità di Ivan, che è molto più declamata, o anche della vocalità della madre, che si ripete in questo lamento di seconde minori che tornano continuamente. Alyosha racchiude un po', è un po' un sunto di tutte le vocalità, in questo senso, con delle parti appunto molto declamate e anche molto basse, e dispiegate poi in questo lirismo, ma sempre senza mai andare oltre, diciamo così, quello che noi definiamo il lirismo classico, insomma, della vocalità cosiddetta impostata. Un po', ecco, queste due ottave e mezza di scrittura che lui fa, diciamo così, della mia parte, sono due ottave e mezza di scrittura piena, nel senso che non c'è la tessitura dove tu puoi toccare ogni tanto delle note, no, c'è un lavoro nella zona acuta molto importante, c'è un lavoro centrale importante e un lavoro, diciamo così, nella zona grave di grande impatto. Quindi, diciamo così, questa sicuramente ben diverso da quello che era il Carro ai Canti, e anche diverso da quello che è il Suono Giallo. In questo, diciamo così, in quest'opera la scrittura per me è molto complicata. È stata molto complicata, e anche perché il rapporto con, diciamo così, la scena, con tutta la messa in scena è stato per me difficile. Mi riallaccio un po' a quello che diceva prima Stefano, quando affermava che per lui è stato molto facile. Per me no, completamente l'opposto. Cioè, richiedere a un cantante un lavoro di interiorità al limite del movimento scenico, cosa difficile, molto difficile, perché di solito comunque un cantante ha lo strumento è il corpo del cantante, quindi diciamo così, è inevitabile che di fronte a dei suoni di una certa forza o di una certa tensione, tu comunque hai un uso del corpo, cerchi in qualche modo di aiutarti. Lì no, cioè, mi ricordo perfettamente l'essere appesa, diciamo così, su questa sorta di altalena che si muoveva, tra l'altro, quindi non era una cosa fissa, si muoveva, quindi essere lì immobili mentre dovevi cantare determinati suoni, avere una proiezione dei suoni in un certo modo, cercare di interiorizzare le emozioni e diciamo così, metterle fuori solo esclusivamente con la musica e non con l'aiuto del corpo. Insomma, è stato un lavoro molto difficile. Devo dire che inizialmente anche il fatto di, diciamo così, memorizzare non è stato facile. Posso dare un aneddoto in questa. Mi ricordo che durante la stesura ci siamo sentiti spesso con Alessandro, e il quale mi diceva, poi sì, sicuramente la memoria sarà un po' la difficoltà, perché comunque il testo spesso è frammentato. Io l'ho rassicurato dicendo, ma Alessandro, non ti preoccupare, tanto poi io mi conosco, nel momento in cui ho il lavoro scenico, spesso io memorizzo quello che faccio, il lavoro in base anche ai movimenti scenici. Lui non mi disse minimamente che qui non c'era nessun movimento scenico, per cui io mi sono ritrovata a Torino alla prima prova, che l'ho guardato e ho detto va bene, ok, adesso rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci a lavorare in un certo modo. E quindi, insomma, ecco, sì, Alessandro, ti ricordi, no, questo particolare? No, è molto simpatico questo aspetto. E tra l'altro Alda ha detto
una cosa, cioè che non è la vocalità operistica in senso tradizionale, ma senza dirlo, però ci ha detto anche che non è la vocalità, diciamo così, di quella stagione che siamo abituati a chiamare dell'avanguardia. Che vocalità sia, che nome si può dare a questa vocalità, lo chiedo sia ad Alda, prima battuta, ma anche ad Alessandro, poi passeremo al terzo ascolto. Ma guarda, dargli un nome non lo so se in questo momento è condizione facile, perché comunque per affrontare questo repertorio bisogna passare dal repertorio classico, su questo non bisogna conoscere perfettamente il meccanismo, il fiato, la maschera, sono tutte cose che rientrano, diciamo così, competenza del cantante di musica contemporanea. La differenza forse sta nel fatto che in questo repertorio, e che io ho da subito amato, ho avuto una predilezione subito per un tipo, io mi ricordo che in conservatorio, per esempio, tra le cose che mi hanno incuriosito, le prime cose di teatro che mi hanno incuriosito, c'era la Lulù di Berg, per cui avevo già una predisposizione e questo è stato appunto il mio percorso, ma credo appunto che in questo tipo di diciamo così, teatro del contemporaneo, musica, vocalità contemporanea, ci sia l'aspetto che non è da sottovalutare della curiosità e la capacità di superare i propri limiti nella ricerca, perché questo è fondamentale, cioè con gli strumenti della vocalità classica, perché bisogna averli, si deve cercare di sperimentare, ovviamente, andando sempre oltre. La curiosità e la determinazione in questo ha giocato per me un grande ruolo. Poi, ovviamente, con Alessandro, con il compositore che ti chiede determinate cose, se tu hai queste caratteristiche, le trovi. Se sei, come spesso magari succede, il cantante che è un pochino guardingo, perché no, io quello non posso farlo, quello non riesco, diciamo così, certamente il mettersi in gioco ha una grande importanza nella riuscita di un lavoro come questo. Non saprei come definirla questa vocalità, però ecco, chiaro. Spero che sia stato chiaro. Tra l'altro, Alda, confermi una cosa che stanno dicendo tutti gli interpreti di Alessandro, anche nel caso dell'incontro della settimana scorsa, cioè che Alessandro, insomma, chiede ai suoi interpreti un'adesione, come dire, emotiva molto forte, oltre che... Assolutamente sì. Assolutamente, assolutamente sì. Ripeto, è uno molto attento, Alessandro, non gli sfugge nulla, ecco, per cui è esigente, ma è esigente secondo me perché sa che può ottenere, e questo lo apprezzo tantissimo, cioè è un mettersi gioco e uno essere spronati, ecco, una cosa, una marcia in più che serve assolutamente, è fondamentale per un interprete avere un compositore che chiede, e questo non solo il compositore, ovviamente tutto l'apparato, ovviamente. Pensando a Stefano, mi viene in mente, per esempio, altro aneddoto dell'evoluzione, quando eravamo ovviamente nei camerini tentando i trucchi, chiaramente avere in faccia l'argilla per tutto quel tempo e dover cantare quando sentivi praticamente improvvisamente che si sgretolava il tutto, c'è stato un attimo di ribellione, Stefano se lo ricorderà, per cui però poi certamente trovare un accordo con delle soluzioni diverse e capire che si stava andando insieme verso un'unica direzione per la riuscita del progetto, ovviamente ha permesso di fare un lavoro d'equipe fantastico, fantastico. Come poche volte è successo, devo dire. Alessandro, hai un po' di cose a cui devi rispondere, mi sembra.
e ne aggiungo una molto secca, cioè le parole si devono capire. Aiuto, adesso allora, prima una piccola premessa, mi ricorderò tutto. Visto che intanto devo ringraziare delle cose, sono un po' arrossito, per fortuna mi ero inquadrato per le cose molto belle che nel corso di queste degli interventi di ciascuno. Prima cosa che devo dire è un grazie infinite, ma non è un grazie retorico. Allora, io quando ho lanciato il progetto di leggenda, l'ho lanciato a Gian Andrea letteralmente con un'email mandata nel cielo. Gli ho mandato un'email con queste mie idee, un po' da folle, non si fa così di solito, professore. E per di più, siccome lui non mi ha risposto per un mese, non sapevo che lui in realtà non legge mai le email, beh, poi ho imparato un po' di cose, ecco appunto di lui, gli avevo chiamato da un taxi, anche leggermente arrabbiato, perché non mi aveva risposto, e quando Lucia mi ha passato al telefono, io ero pronto a essere un po' arrabbiato, lui mi ha detto: Alessandro, un progetto bellissimo, lo facciamo certamente. Nel mio cuore trattenne una domanda che era: ma se io non ti chiamavo, tu non me l'avresti mai detto, però... Però devo dire che Andrea ha saputo sognare, io ero un compositore, per carità, agente da anni, non avevo mai fatto teatro, lui ha accettato a scatola chiusa il progetto, ci ha creduto. Quindi ringrazio lei su come ha accettato il progetto, su come ha accettato di sognare insieme, su come ha approfondito una partitura come raramente ho visto fare in pre-trasmissione, dicevo, non è questo il centro della cosa, è un esempio formidabile, su queste 373 pagine di partitura mi fece notare una nota, una lunga nota, secondo lui sbagliata, nel senso che era sbagliata in quel contesto armonico ed era un errore, però su 370 pagine di partitura contemporanea. Lo devo ringraziare per avermi presentato Stefano Poda, sarebbe anche questo un aneddoto, forse in 5 secondi ce la faccio. Una sera andai a Torino per parlare del progetto e lui non mi fece parlare del progetto, mi disse: di nuovo presentare il regista della Thais di Mastenek, facciamo stasera. Il mio cuore pensai: ma sì, però io sono venuto per risolvere dei problemi. In realtà aveva intuito che quello era lui, Stefano, che è qui dentro, era il regista giusto per me. E devo dire che lo ringrazio per sempre, perché Stefano, lo dichiaro pubblicamente, è, diciamo, il regista del mio cuore. Cioè, abbiamo costruito una cosa insieme, lavorando, che è il mio sogno, prima che io scrivessi l'opera, perché solo così può nascere un'opera. Lavorando insieme a un progetto, che è un progetto musicale, scenico, vocale, tutti insieme, non è il compositore che fa. Io faccio anche i libretti delle mie opere, ma... se non dialogo con gli altri, che faccio? Io ho una mia idea, anche scenica, ma non sono presidenza della scena. Stefano mi ha impedito di perseguire l'idea di fare un video sul prologo e ha fatto una bellissima cosa sul prologo, fermandomi un tempo, impedendomelo, e lo ringrazio per sempre. E spero di lavorare sempre con le tre persone che si vedono adesso inquadrate, tutte e tre insieme, e che si rinnovi questo quartetto con l'aggiunta degli altri, ma siamo qua noi in questo momento, perché è stato un sogno. Vocalità, le parole si devono capire, beh, molto rapidamente potrei dire non necessariamente, che cos'è la parola? Allora, che cosa non amo io? Qual è il problema della vocalità scenica, della vocalità teatrale? In un pezzo per voce e strumenti, cioè un pezzo da camera o per voce e orchestra, chi canta non è un personaggio, cioè è strumento portatore di senso, e quindi posso anche farlo stare fermo un minuto su una parola. In scena non si può, a meno di non farlo una volta per un motivo molto speciale, perché esiste un tempo scenico. Ma così facendo spesso si cade nella prosodia, cioè in un sapore un po' vecchio del canto, che stride con le note che si usano, per dirla semplicemente. La vocalità di leggenda, che nasce sulle spalle di quella, secondo me, con difetti che c'era nel Carro dei Canti, che cadeva parecchio nell'idea di prosodia, è la punta d'iceberg di un percorso sinfonico e come tale portatrice di senso, e il senso va anche molto al di là della comprensibilità di una parola. È una vocalità che utilizza tutto, il parlato, il sussurrato, il cantato, il grido in certi punti, eccetera, al servizio di un significato che travalica la parola, secondo me. Alda è stata straordinaria, lei sa, sì, la frase tipica era «ma sì, vedrai che tu ce la fai», che è stata la frase che ha retto l'intera produzione. Però alla base c'è una sintonia generale per cui veramente si è arrivati a fare davvero una cosa insieme, come secondo me poche volte succede nella vita di un compositore. Tra l'altro nel cast di Leggenda c'era anche, nella parte della madre, c'era anche Laura Catrani, che ho visto che ci sta seguendo e che sarà nostra ospite invece nell'incontro di settimana prossima, quando si parlerà del suono giallo. Ora abbiamo messo tanta carne al fuoco, ma per non farci mancare niente aggiungiamo un altro elemento, che è il coro,
il terzo ascolto musicale, infatti lo vede impegnato in un momento della scena sivigliana di cui avete parlato, e in quel momento intona un'osanna, quindi lo ascoltiamo. Gianandrea, vorresti dire due parole sulle maestranze del Teatro Regio di Torino? Perché l'orchestra e il coro sono quelli del Teatro Regio di Torino. Non sono Sì. un coro di specialisti chiamati ad hoc, ma sono le maestranze di un teatro d'opera tradizionale italiano. Hanno fatto un lavoro veramente straordinario. Devo dire che il livello di professionalità e di preparazione che hanno mostrato e la disciplina, che questo tipo di musica, ogni tipo di musica richiede disciplina, ma questa ancora di più, no? Cioè questo, non so se è stato chiaro anche tutta questa spazialità del corno che non appare in scena, è quasi da tragedia greca, no? E che ad un certo punto vede questa figura che arriva e dice: ah, forse lui, Osanna, con queste citazioni, e nello stesso tempo crea questa sensazione di stupore nel caos che c'è in una piazza. Ecco perché si sentono anche all'inizio questi riferimenti a musiche medievali che si sovrappongono. È come se uno sentisse tanti elementi: in un angolo della piazza c'è qualcuno che vende un qualcosa, da un'altra parte c'è una conversazione, e ad un certo punto tutti si rendono conto che arriva una presenza inaspettata, forse lui, Osanna. E quindi devo dire che anche la preparazione del coro e anche l'ensemble vocale, che
si fa da contrappunto alle richieste dello spirito del non essere, che poi rappresenta le tentazioni di Cristo quando, prima di cominciare la sua attività pubblica, quindi il non essere, il male che gli dice le cose. Ma chiaro, siccome Cristo non parla, ci sono questi sei personaggi, questo ensemble vocale che risponde, no, ma non vive solo di pane l'uomo. E allora c'è la seconda tentazione, e anche questa preparazione dei sei solisti dell'ensemble vocale l'abbiamo fatta tramite una selezione dei cantanti del coro, dei membri artisti del coro del Teatro Regio, quindi non abbiamo pescato mai fuori. E devo dire che anche le varie parti dell'orchestra, cioè il solo di oboe dell'inizio come il solo di violoncello della fine, potrebbero essere veramente suonati dai grandissimi specialisti, ma questo è dovuto al fatto che ognuno dei musicisti e dei cantanti hanno manifestato professionalità, interesse e curiosità, e questo è stato anche una chiave del successo e del fatto che, come è stato già sottolineato, sembrava che tutti avessero l'interesse, l'intenzione, la voglia e la gioia di portare tutto nella stessa direzione. Io credo che l'ultimo ascolto che abbiamo fatto, più ancora dei precedenti e del successivo, che a questo punto annuncio perché ne avete parlato in un modo tale per cui non sarebbe bene terminare questo incontro senza aver ascoltato appunto la fine dell'epilogo e senza aver ritrovato quel si bemolle di cui parlava Gian Andrea. Ma stavo dicendo, avevo una curiosità ed è una domanda che rivolgo a tutti, nel senso che questo ascolto più di altri secondo me mette in luce un tratto di quest'opera che è quello epico. Io sento un respiro epico, non soltanto nell'atto sevigliano, in cui forse questo aspetto è più esplicito, ma proprio nel disegno generale del lavoro. E mi interessa sapere la vostra opinione al riguardo, ciascuno dal suo punto di vista, naturalmente. Non so chi voglia cominciare a rispondere, forse Stefano. Epico, credo sia la parola più epica e tragica, ecco, sicuramente. E sicuramente credo che sia un lavoro che, come abbiamo riflettuto tutti, è stato fondamentale per noi, per il teatro, per il pubblico, e sono operazioni che sono ogni volta più necessarie. Lo dico per me, perché sono estremamente fondatrici di un metodo, di un respiro e quindi di una visione del mondo. Ecco, per questo epico anche in questo senso, no? Dello spettatore che diventa, che vive un'esperienza che va molto al di là e che permette una riflessione su tutti gli ambiti morali contemporanei ma anche storici. Ecco, questo sicuramente. Chiaro. Alessandro? Aiuto per secondo, speriamo per ultimo. No, allora, io ho questa... Ci possiamo accontentare. No, vabbè, ma ormai sono sudorato. Ho questa visione molto aristotelica del teatro, cioè del teatro come proiezione sulla scena delle energie, delle paure, delle cose più profonde di ciascuno di noi, per vedere ciò davanti, per liberarsene, per vederle vivere fuori di noi. Quindi il senso cosiddetto epico di cui parlavi, Enrico, di cui sono d'accordo, deriva da questa... dal fatto che io non mi interessa fare qualche cosa se non ha una sua forte intensità. Questa intensità vorrei che passasse, ha preso tutti quelli che suonavano e cantavano, e non sta a me dire cosa è successo col pubblico, ma insomma, deve passare, io credo nell'intensità, e l'intensità deriva dal voler dire qualcosa di profondo, del tutto umilmente, per carità di Dio, e questo in qualche modo è epico, perché veicola o vuole veicolare qualcosa di intenso e di profondo, e questo è il mio scopo. Alda? Guarda, non ci ho pensato veramente, però credo che
Sì, specialmente in una, diciamo, nella società in cui ci troviamo, probabilmente fare teatro portando, diciamo così, questo, portando delle argomenti di questo tipo, interiori, importanti, che devono far riflettere, probabilmente dovrebbero essere sempre più frequenti. Secondo me è un lavoro che sì, può essere definito in questa maniera. Io penso che Alessandro, anche con il Carro ai Canti, comunque abbia preso quella direzione, insomma, il suono giallo in qualche modo. Credo che è la sua, diciamo così, il suo messaggio. Penso fondamentalmente che sia un messaggio epico, per così dire. Don Andrea. Ma io ritengo tutte le esperienze di leggenda una delle cose più importanti che sono riuscito a fare. E qui, secondo me, c'è in gioco, è vero, c'è passato, c'è presente, c'è curiosità. Penso che soprattutto in un momento, nei momenti come quello che stiamo vivendo adesso, no, c'è un po' la differenza tra salvezza e sicurezza, no? Adesso stiamo cercando tutti di essere estremamente sicuri, di avere il 100% della sicurezza che non accadrà niente o che ritorneremo tutti. Invece, secondo me, la cosa importante è la salvezza. La salvezza può anche arrivare attraverso una tragedia, può anche arrivare attraverso, cioè uno si salva, uno cambia, uno si fa trasformare, uno pensa. Un'operazione come leggenda porta questo, allora ha una forte valenza epica, è vero, ha una forte valenza di storia detta e di esperienza vissuta, e quindi penso che il teatro, poi alla fine, l'arte in genere, la musica è proprio questo, quello che diceva un po' Alessandro. Io vedo sempre l'elemento artistico come uno specchio che ci si mette davanti e rispecchia chi siamo. Noi dobbiamo solo non spaventarci di quello che vediamo e reagire a quello che ci viene proposto. E penso che leggenda, sottolineando questo elemento della libertà. Non so se una volta uno mi disse, perché io sono sempre stato un po' strano, ma l'inferno, il paradiso inferno, e un sacerdote mi disse, ma l'inferno è anche questo un segno della misericordia di Dio. E lo guardai dicendo, ma com'è possibile? Ma certo, perché rispetta la libertà di chi ha deciso di dirgli di no. E quindi deve esserci comunque un luogo dove venga accolto anche uno che ha deciso liberamente di dire di no, utilizzando la sua libertà. Certo, è un elemento, è un tema epico, ma devo dire che musicalmente, anche con l'inserimento, come è stato detto, passi, responsori, cori, coro piccolo, strumenti, ma anche le forme, tema e variazione, ritorni, corale di Bach, è un qualcosa di grande, e sono molto grato ad Alessandro di averlo pensato e di avermi pensato come esecutore e a tutti coloro che hanno partecipato, perché è stato qualcosa di importante. Abbiamo parlato di tante cose, e mi sembra giusto che a chiudere sia Alessandro, prima di questo ascolto della parte conclusiva del film, che ci porta appunto a quel si bemolle. A me, peraltro, scusa la parentesi, Alessandro, ricorda un'altra cosa verdiana, oltre al Requiem di cui parlava Gian Andrea, cioè il finale del Te Deum, dove abbiamo un suono che va sul mi sovracuto negli armonici dei violini e il mi grave dei contrabbassi, questa divaricazione senza niente in mezzo, che è quasi un'immagine ante litteram di quella spazializzazione di cui si parlava prima, però anche lì un suono singolo alla fine, che è curioso. Ma dicevo, dei tanti aspetti che abbiamo cercato di approfondire, sicuramente ne sarà rimasto fuori qualcuno. Non so, Alessandro, come vuoi concludere tu questa nostra conversazione? Prima dell'ascolto, poi lasciamo anche la parola a Giuseppe Scali, che è responsabile di Ema Vinci, e che è la casa discografica senza la quale non avremmo il disco e non avremmo il DVD, che rende possibile di riascoltare e rivedere Leggenda di Alessandro Solviati. Quindi parola ad Alessandro e poi a Giuseppe. Grazie
per non, dico una brevissima parola sul finale che vedremo, non voglio fare altri discorsi generali, sono stati fatti di molto belli e continuo a ringraziare tutti ulteriormente di ciò che è stato detto e fatto innanzitutto. Che cosa succede? Succede che dopo uno spaventoso monologo dell'inquisitore che di tutto ha accusato questa figura e che alla fine gli dice per questo domani ti brucerò, tutti si chiedono ma come finirà questa storia? Lo stesso Alyosha lo chiede a Ivan e finisce, ed è questo la grandezza di Dostoevskij, finisce nel modo a cui solo un genio poteva pensare di Dostoevskij, e cioè il presunto Cristo si avvicina e bacia l'inquisitore, il che vuol dire sì, forse tu hai ragione, forse io chiedo molto all'essere umano, ma io amo anche te che domani mi brucerai e mi ucciderai di nuovo. Un bacio contro un monologo di 20 pagine di Dostoevskij e un'ora nell'opera. Come fare questi musical? Che cosa posso fare io, piccolo musicista, di più di Dostoevskij, grande scrittore? Io ho a disposizione il tempo, che lui non ha a disposizione. In lui è una frase, si avvicinò e lo baciò. Io ho fatto durare un minuto circa l'avvicinamento del presunto Cristo all'inquisitore, ho fatto durare molto il momento del bacio, ma soprattutto, poiché la reazione dell'inquisitore è vattene e non tornare mai più, cioè accetto, non ti brucerò, ma attenzione, è qualcuno che dice a Cristo non tornare mai più. E Dostoevskij dice si allontanò nelle vie silenziose di Siviglia notturna, e qui devo molto all'intuizione genialissima di Stefano Coda, perché tutto questo era pensato sul grande teatro Regio, mentre c'era il piccolo teatro Cagnano. Il presunto Cristo fa un lungo cammino senza muoversi, lo vedrete un attimo sul tapiro, ma comunque cammina senza camminare, che è ancora più bello simbolicamente, e allora l'unica possibilità mia musicalmente era di fare delle variazioni che seguano i passi e in cui tutto poco a poco si svuota, poiché non c'è più nulla, fino a finire su un'unica nota. È un'andazione di qualcuno che però ha dato un bacio e che ha detto che l'amore è di più ancora di quello. Questa era la mia intenzione. In quel bacio c'è la mia scelta del grande inquisitore e la scelta di fare quest'opera. Giuseppe. Sì, buonasera a tutti. Ringrazio infinitamente gli ospiti e tutti voi che ci avete seguito. Volevo portare l'attenzione, appunto come ha ricordato Enrico, sul DVD che abbiamo prodotto, e per fare questo pensavo di usare l'ausilio del nostro sito, quindi praticamente ecco qua, questa è la copertina del lavoro che è stato effettuato e qui abbiamo il libretto praticamente che inizia con questa copertina che si ripiega su se stessa. Qua è possibile anche vedere proprio la posizione del coro, che come mi diceva Alessandro è stata proprio scelta insieme, una posizione un po' strategica per il piccolo teatro che è appunto il Carignano. E poi qui abbiamo Gianandrea, in questo caso voltato proprio perché è l'impaginazione, volevo mostrare questa cosa qui del DVD, il quale si rigira su se stesso, che sarebbe la parte del retro. Questa è la copertina invece del booklet, essendo un DVD pack, quindi ha quella forma rettangolare con il retro copertina. Poi ecco, questo è praticamente tutto il libretto con la grande, diciamo, scrittura, articolo che ha fatto Guido Salvetti, un lavoro molto impegnato, un po' come è stato anche questa nostra trasmissione, che appunto siamo scesi in particolari molto interessanti. E qui riportiamo, come vedete, alcune foto e poi c'è anche il libretto completo, che appunto è questo è tutta la parte del libretto. Questo è il level, dovete immaginarlo rotondo, praticamente qua c'è il foro del DVD e questa è la serigrafia che viene messa sopra. Poi sempre sul nostro sito noi riportiamo la pagina, chiamiamola ufficiale, di tutta la produzione, dove è anche possibile ovviamente acquistarlo,
E generalmente andiamo a mettere, come già mostrato anche nelle altre volte, oltre che contenuti completi del libretto, andiamo anche a riportare alcune scene, foto di background, fotografie, insomma tutta una serie di documentazioni che può servire a rendere l'idea di quello che fondamentalmente è stato fatto. Il discorso della distribuzione è divisa in tre parti. Noi abbiamo un prodotto, abbiamo pubblicato un prodotto di solo audio che le troviamo sulle piattaforme appunto audio, quali può essere Spotify, oppure abbiamo Music Apple, e poi c'è invece la parte del DVD fisico che viene distribuita attraverso il nostro sito, quindi diciamo sul carrello del nostro sito, oppure viene anche distribuita attraverso insomma gli store quali Amazon, ma questo può essere anche ordinabile in negozio, in quanto grazie alla distribuzione dell'Audio Globe questo può essere anche prenotato appunto in negozio. A questo punto io torno di nuovo su Enrico, che appunto, visto che ha presentato lui le ultime proprie parole, le lascerei a te per la conclusione di questa bellissima trasmissione. Sì, è giusto il tempo di salutare e di ringraziare tutti. Credo che insomma siamo riusciti a dare un'idea di cosa fosse Leggenda, nonostante appunto la complessità dei temi, non è un'opera che si liquida in poche parole, e credo che questo l'abbia intuito chiunque. Mi ha fatto molto piacere stare in vostra compagnia e mi sembra bello che ci salutiamo con quest'ultimo ascolto, che è così suggestivo e rappresentativo di tutto ciò di cui si è parlato, di tutto ciò che si è detto. E quindi vi do arrivederci poi a giovedì prossimo per il prossimo incontro legato alla presentazione della successiva opera di Alessandro Solbiati, che è appunto Il Tuono Giallo. Caro saluto. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Bene, arrivederci.